L'avvocato Antonella Succi, insieme ad Alessia Montani, ha fortemente voluto questa serata di dialogo tra Oriente ed Occidente. Intanto, come nasce l'intento di questa iniziativa, di questo dinner gala? Nasce dalla nostra grande passione per la tutela dei diritti umani, prima di tutto in qualità di avvocati, sempre impegnate in questo ambito, sia io che l'avvocato Montani. Ci siamo poi ritrovate anche ad avere una grande passione per l'arte, il fashion, la moda, e io in particolare per il design e la moda ho voluto in qualche modo celebrare questa unione tra l'Oriente e l'Occidente attraverso una ricerca di materiali, attraverso degli oggetti di design e delle creazioni che rappresentino proprio questa fusione tra l'Oriente e l'Occidente, per la quale noi ovviamente abbiamo una grande passione. Ecco, questa sera il dialogo viene promosso attraverso tante forme d'arte. Qualcuna invece riguarda anche il diritto, e mi riferisco in particolare all'avvocato Crisci. Ecco, allora, come si può far sì che il dialogo, anziché ripetuto per una sola sera, una sola iniziativa, possa invece perdurare ed essere continuativo? Ma io credo che la necessità che abbiamo oggi, in particolare oggi in questo momento così delicato, è proprio quella della integrazione, e la integrazione passa attraverso la regola, e la regola è il diritto. Quindi il diritto può avere un grandissimo ruolo nell'ambito della integrazione. Questa iniziativa è un inizio e può essere anche perpetrato attraverso altre iniziative di carattere più strettamente forense, con un occhio allargato e più attento ai bisogni, alle esigenze anche degli altri, non soltanto quelle di casa nostra ma anche quelle dell'altro. Lale Kander non sarà con noi questa sera, ho appreso poco fa, comunque rimane la rappresentante di Alpha Women. Ecco, come nasce questa sinergia di donne meravigliose? Perché siamo tutte impegnate proprio nell'ambito della tutela dei diritti. Nasce da una grande amicizia, nasce da una grande amicizia, da una grande stima reciproca e dal desiderio di portare avanti l'affermazione dei diritti in maniera davvero universale e non soltanto limitata all'Occidente. Noi avremmo un sogno, quello di estendere la tutela dei diritti umani al mondo. Io la ringrazio, noi dobbiamo ancora andare alla ricerca. Due artisti, appena li troviamo, saranno per noi, per i videoascoltatori di Liberi TV. Grazie. Grazie.